Buongiorno, la registrazione è stata appena avviata. Facciamo l'appello. Chi ha bisogno della giustifica me lo comunica. Vecchio. Presente. Alleori. Presente con giustifica, grazie. Bartolelli. Presente. Bellassai. Presente. Gagliardi. Buongiorno, presente con giustifica, grazie. Basetti. Buongiorno, presente. Sotillo. Consigliere Sotillo. No, non risponde, l'avevo visto collegato. Forse non riesce a disattivare il microfono. Probabilmente. Vabbè, per ora non ha confermato la presenza, va bene. Ok, allora, abbiamo un verbale. Sì. 5 settembre. Sì, consigliere Sotillo è presente? Lo vedo di nuovo. Non risponde, va bene, vediamo dopo se riesce a comunicarci qualcosa. Sì, il verbale è del 5 settembre. Allora, l'anno 2022, il giorno 5 del mese di settembre alle 9, è stata convocata la Commissione 6, Scuola, Cultura e Partecipazione in videoconferenza tramite il sistema in uso Roma Capitale per discutere il seguente ordine del giorno. Approvazioni verbali 25 luglio, 28 luglio, 1 agosto. Votazione proposta di risoluzione installazione di panchine europee sul territorio del municipio Roma 9 EUR. Aggiornamento sullo stato attuale delle aree del liceo Plauto. Calendario programmato di sfalci del verde, disinfestazione e derattizzazioni più interventi avviati per l'inizio dell'anno scolastico. Esame posto e varie ed eventuali. La seduta per le 9:05. Sono presenti la Presidente Francesca Romanavecchio, i consiglieri Alleori, Bartolelli, Bellassai, Gagliardi, Basetti, Sotillo. Sono inoltre presenti dirigente scolastica Liceo Plauto, assessora alla scuola Municipio Roma 9 EUR, direzione tecnica Municipio Roma 9 EUR, POSE San Vito 3, Municipio Roma 9 EUR. La segretaria verbalizzante Caterina Mannati. Adempimenti. La Presidente, dopo aver constatato il numero legale, alle ore 9:05 dichiara ufficialmente aperta la seduta odierna regolarmente convocata per le ore 9. 9. Quindi il primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale del 28 luglio, seduta congiunta con Commissione prima, approvato dalla Commissione il 1 settembre 2022. Segue lettura e approvazione. La Presidente prosegue con la lettura del verbale del 25 luglio, approvato. Segue lettura del verbale del 1 agosto, approvato. Il consigliere Bellassai interviene sull'ordine dei lavori, proponendo di inserire sistematicamente nelle prossime riunioni l'esame dei provvedimenti approvati dalla Commissione, verificando lo stato di attuazione. Il consigliere Alleori concorda. La Presidente prosegue con il punto 3 all'ordine del giorno, aggiornamento sullo stato attuale delle aule del liceo Plauto. Interviene l'assessore alla scuola informando i presenti che 2 aule del Verne risultano ammalorate, ma a breve l'istituto sarà oggetto di un intervento manutentivo più ampio. Aggiunge che inserire i ragazzi delle scuole superiori all'interno di strutture di istruzione di grado inferiore rappresenta un problema che è possibile risolvere soltanto attraverso un accordo tra dirigenti scolastici, che a fronte dell'autonomia scolastica si assumono le responsabilità, in via provvisoria, di ospitare studenti provenienti da un'altra scuola. Rimane comunque attivo il progetto di ampliare la struttura di via Renzini e di rendere possibile l'utilizzo di 2 classi tramite la realizzazione di un tramezzo divisorio. L'assessore informa inoltre che i lavori sono imminenti e realizzabili in tempi brevissimi. La preside del liceo Plauto rappresenta alla commissione che la scuola ha bisogno di 15 aule, comprensive delle 5 aule che attualmente sono state ricavate sacrificando il locale biblioteca e i laboratori. Aggiunge che la scuola limitrofa non ha dimostrato la disponibilità di ospitare i ragazzi del liceo Plauto, mentre l'Istituto Santi Savarino continua ad offrire la possibilità di utilizzare alcune aule. Un altro spazio utilizzabile è un gazebo posto all'esterno della struttura scolastica che può essere utilizzato fin tanto che le giornate lo consentano. La preside auspica la realizzazione di una succursale per risolvere definitivamente il problema della carenza di aule. Il consigliere Alleori ricorda che, svanita la possibilità della presa in carico della scuola Renzini come soluzione città metropolitana, aveva trovato la possibilità di realizzare un tramezzo per recuperare 2 aule.
ma l'intervento non è stato ancora realizzato. Il consigliere Bellassai ritiene che l'accordo proposto tra dirigenti e la perdurata situazione di carenza di aule è inaccettabile. In questi casi è necessario imporre un accordo a livello superiore, a fronte di un interesse generale. Il consigliere ricorda che questa problematica è stata affrontata in altre sedute. Osserva che la realizzazione di un tramezzo non può essere un lavoro di difficile esecuzione e andrebbe realizzato con urgenza. Chiede di conoscere i tempi certi di realizzazione del tramezzo. Il consigliere Gagliardi concorda con i consiglieri e aggiunge che ha interloquito con l'assessore Parrucci, che durante la mattinata proverà a fornire una risposta sull'argomento, informando che da accordi intercorsi con l'ufficio tecnico era stato deciso che i lavori sarebbero terminati prima dell'apertura della scuola, in quanto considerati opera prioritaria. Manuel? Scusami, non riuscivo a togliere il muto. No, Francesca, alla fine, quando hai finito il verbale. Grazie. Ok. Il consigliere Bellassai apprende positivamente che il tramezzo verrà realizzato, ma trova non consono a prendere le notizie nel corso di una commissione. Chiede alla Presidente di monitorare il problema delle aule del liceo Plauro per tutto l'anno scolastico. La Presidente conferma la sua disponibilità. Il consigliere Gagliardi osserva che i fondi disponibili rendono complicato eseguire i lavori di manutenzione. L'obiettivo sarebbe reimpiegare le strutture e riuscire a trovare una soluzione tecnica ed economica che permetta di risolvere il problema. Aggiunge che Roma Città Metropolitana, dopo il sopralluogo congiunto con il Municipio 9, ha stanziato 700.000 euro per l'ammodernamento e la conservazione del liceo Plauro e nella scuola sono stati effettuati interventi di emergenza, rifacimento tetti. Il consigliere Bellassai ritiene necessario cambiare un sistema che non funziona a livello comunale e a livello municipale. Ribadisce la necessità di verificare lo stato degli atti votati da questa e dalle altre commissioni. Alle ore 11 la consigliera Pasetti abbandona la seduta. La Presidente conclude che nei prossimi mesi monitorerà la situazione del liceo Plauro e affronta il punto 4 dell'ordine del giorno. Calendario programmato di sfarci del VE. Allora, io qua cambierei, invece di monitorerà, monitoreremo. Monitoreremo. La commissione, quindi? Sì. Allora, mettiamo la commissione monitorerà? Facciamo così? Sì, oppure sempre io, la Presidente soggetto, conclude che nei prossimi mesi la commissione monitorerà. Va bene. Va bene. E affronta il punto 4 dell'ordine del giorno, calendario programmato di sfalci del verde, disinfestazione e derattizzazioni e primi interventi avviati per l'inizio dell'anno scolastico. Dopo aver introdotto l'argomento, chiede all'ufficio tecnico la programmazione dei lavori nelle scuole che hanno riaperto e nelle scuole di prossima apertura. L'assessore ricorda che iniziando dai nidi e procedendo con le scuole dell'infanzia, hanno provveduto a garantire il servizio mensa e il servizio del trasporto scolastico già dal primo giorno. Si sta procedendo con la revisione dei bagni e delle finestre, monitorando gli interventi eseguiti e da eseguire, tenuto conto delle segnalazioni delle POSES e dei dirigenti scolastici. Sottolinea che è obiettivo di questa giunta e di questo assessorato porre in sicurezza gli isolati in prossimità delle scuole, il rifacimento delle strisce pedonali, la pulitura dei marciapiedi e delle strade limitrofe. L'ufficio tecnico informa che si sta occupando degli interventi del verde, della manutenzione ordinaria di tutti e cinque plessi statali e comunali che insistono nel territorio municipale e degli interventi di sfalcio dell'erba dai marciapiedi. L'ufficio informa inoltre che è un'impresa composta da tre squadre, che un'impresa composta da tre squadre si occupa degli sfalci presso i nidi, che risultano completamente eseguiti. Gli interventi proseguiranno presso le scuole dell'infanzia e continueranno anche nel corso della settimana se le condizioni meteo risulteranno favorevoli. L'impresa verrà indirizzata dall'ufficio tecnico presso le scuole che presentano maggiori criticità. Obiettivo dell'ufficio è la programmazione preventiva degli interventi di derattizzazione, di disinfestazione e di podatura, anche se attualmente sta lavorando sulle emergenze. Il consigliere Allori chiede all'ufficio di fornire un cronoprogramma degli interventi eseguiti e da eseguire. Ricorda che gli interventi vanno eseguiti durante tutto l'anno e non soltanto in prossimità dell'apertura delle scuole. La Presidente chiede all'ufficio di rimanere aggiornati sulla programmazione degli interventi. La POSES Ambito 3, in rappresentanza anche delle altre POSES, oggi non presenti per impegni istituzionali, conferma l'avvenuta esecuzione degli interventi presso i nidi, come anticipato dall'ufficio tecnico. Unica criticità riscontrata sono le ore organizzate dalla Multiservizi. Attualmente non riscontra altre particolari criticità. L'assessore informa dell'avvenuta apertura del nuovo nido di Via Conversi, che grazie
ad un lavoro di squadra ha superato tutte le criticità, gli arredi sono stati consegnati e le educatrici hanno organizzato angoli didattici e pedagogici, accolti positivamente da parte dell'utenza. La Presidente affronta il secondo punto dell'ordine del giorno, votazione proposta di risoluzione e installazione di panchine europee sul territorio del municipio Roma Nove Eur. La Presidente, dopo averne data lettura, pone ai voti la proposta di risoluzione sopracitata con il seguente esito. Il consigliere Bartolelli non risponde all'appello nominale alle ore 11:20. Pareri favorevoli, 5. Consiglieri Vecchio, De Iulis. C'era De Iulis? No. Io non me lo ricordo, ma forse sì. Cioè. Però sopra. No, Manuel, ero presente io, no, De Iulis. Ah, allora niente, scusa. Caterina, correggiamo De Iulis. Ah sì, anche perché sopra ci sono le dichiarazioni di giustamente di Alleori. Vabbè, quindi Vecchio, Alleori, Bellassai, Gagliardi, Sotillo, pareri contrari. Eccomi, sì, ho sbagliato, scusatemi, correggo subito, Alleori. Astenuti 0, la commissione esprime il parere favorevole all'unanimità, la Presidente alle ore 11:35 dichiara chiusa la seduta, la segretaria verbalizzante firmato Caterina Mannati, la Presidente commissione 6 firmato consigliera Francesca Romana Vecchio. Ok. Perfetto, secondo me va bene. Va bene per tutti? Sì. Sì, va bene. Sì, va allora bene. Lo diamo per approvato 3 ottobre 2022. Va benissimo. Ok. Allora Manuel, volevi dire? Grazie. Volevo dare seguito a quello che abbiamo detto nel verbale, non so cosa abbiamo detto recentemente, però poi esattamente il giorno dopo si è provveduto a fare la famosa tramezzatura al plauto. Quindi c'era stato un ritardo sulle lavorazioni, ma è stato... Insomma. Sì, i lavori sono poi iniziati, l'avevamo anche detto in una commissione, mi pare, un paio di settimane fa. Quindi alla fine i lavori sono iniziati con un po' di ritardo. E allora, sono le 9:18 e se per voi va bene facciamo una pausa fino alle 9:30. Va bene. Bene per tutti. Aspettiamo anche gli altri. Buongiorno. Scusatemi. Sono Senofonte, la direttrice delle biblioteche. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Io... Il teatro del Centro Culturale... Scusate un attimo, ho appena riavviato la registrazione, faccio un appello veloce per vedere se sono di nuovo tutti presenti. Vecchio? Presente. Alleori? Presente. Bartolelli? Presente. Bellassai? Presente. Gagliardi? Presente. Pasetti? Presente. Sotillo? Presente. Perfetto. Ok, perfetto, ci siamo tutti a posto, privacy. Maurizio Filipponi l'ha mandata e sto aspettando... Ok. Biblioteca di Roma, aspettate un attimo, sto aspettando quella di Biblioteca di Roma, altrimenti quando parlano di... Scusatemi, io sono sola qui in ufficio, la segreteria arriva tra una mezz'ora, ve la posso mandare tra mezz'ora, l'ho già firmata. E però nel frattempo io non posso riprenderla. Allora mi buio. Va bene, intanto può ascoltarci però. Allora aspetti... Io mi buio intanto, e però cominciamo facendo la scansione, ve la rimando subito. Benissimo, grazie. Grazie a voi. E ditemi voi se volete fare qualche domanda, volete cominciare a parlarne alla Presidente, non so. Sì, adesso iniziamo.
Allora, sì, come stavo dicendo, oggi parliamo del teatro situato all'interno del centro culturale Elsa Morante. E il centro è il teatro è relativamente aperto da pochi anni, però ha avuto una storia abbastanza travagliata come gestione, fino a passare pochi anni fa alla gestione di Biblioteche di Roma, come sappiamo. Il teatro, sin dalle sue intenzioni iniziali, ha sempre rappresentato una grande risorsa per il quartiere, non solo per il quartiere, ma anche per tutto il municipio, perché si parla di un teatro situato in una zona periferica della città di Roma che potesse rappresentare un punto di aggregazione per tutti. Quindi, soprattutto per gli abitanti, ha sempre rappresentato un orgoglio, con la speranza di, da parte loro e da parte anche di tutti i cittadini, finalmente di poter dare una programmazione costante, di poter dare una stabilità a questo teatro che aveva bisogno di interventi di manutenzione, di rifacimento del tetto, aveva insomma dei problemi strutturali che negli ultimi mesi sono stati risolti, sono stati fatti i lavori, però adesso incontriamo degli intoppi prima di poter affidare il teatro a qualcuno e far partire la programmazione. Quindi, allora, io, se siete d'accordo, farei parlare prima di tutto la presidente del municipio, nonché assessora alla cultura. Vado, Francesca. Buongiorno. Titti, non ti sentiamo. Non mi sentite? Ora sì, ora sì. Ok. Devo solo salutati. Sono salutato, avevo rivolto un saluto anche agli ospiti esterni. Ti sentiamo male, forse stai coprendo il microfono. No, il microfono è a posto. Ok. Forse dipende dal posto dove sono. Adesso provo a spostarmi perché non sono in ufficio. Spostarmi. Ditemi se così è meglio. Così è meglio. Sì, 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 così sì. Così mi sentite meglio? Sì. Così mi sentite meglio? Non mi sentite? Sì, sì, sentiamo. Mi sentite o no? Mi sentite? Sì. Mi sentite o non mi sentite? Sentiamo, sentiamo, non Presidente, la sentiamo. Non mi sentite. Provo. È lei che non sente noi. Ok. Ok, è uscita, forse adesso proverà a rientrare. Mi sentite adesso? Sì. Ok. Provo a mettere anche la telecamera, vediamo se si può, se no la tolgo. Ok, mi sentite? Sì. Ok, buongiorno. In tutto questo vai e vieni avevo solo salutato, tutti voi, la Presidente Francesca, la Direttrice Maria Rosaria Senofonte, la Biblioteca di Roma, il Comitato di Quartiere, Maurizio Filipponi. Intanto sì, grazie per aver convocato questa commissione su un argomento che sta molto al cuore, non soltanto al quadrante in cui l'Elsa Morante Centro Culturale è collocato, ma a tutto il municipio, perché, e questa è la prima considerazione che intendo fare,
Come sanno tutti i consiglieri, le consigliere, la commissione, noi abbiamo, noi intendo l'amministrazione, punta molto sull'utilizzo e la moltiplicazione, quindi ancora di più la rivitalizzazione degli spazi culturali. Noi siamo convinti che sia necessario animare il territorio con spazi nei quali sia possibile produrre e proporre cultura. E quindi naturalmente questi spazi hanno diverse declinazioni, in particolar modo è importante in questa dimensione, in questa prospettiva, in questa convinzione, in questa direzione di marcia, utilizzare gli spazi che già esistono. Il Samorante, come diceva il Presidente Vecchio, ha una storia anche di speranza nel quartiere, in quel quadrante, e ha al suo interno una biblioteca importante, che tra l'altro funziona bene, con una proposta anche culturale appassionante, molto seguita dalle persone. Ora c'è una seconda considerazione, c'è un piano anche di Roma Capitale che va in questa direzione, sia degli spazi che della valorizzazione delle biblioteche. Allora, per queste due ragioni io apprezzo molto che la Commissione abbia scelto di fermarsi a ragionare su questo tema, che è un tema, terza considerazione appunto, che è stata sollevata in Consiglio Municipale. Io ricordo una risoluzione votata che impegnava me appunto e la Giunta a intraprendere la relazione con le biblioteche di Roma per verificare insieme i tempi e i modi di una messa a bando del teatro, quindi del luogo che all'interno del centro culturale in questo momento non è utilizzato. Lo è la parte esterna, lo sono le sale, lo è la biblioteca, come dicevo, ma non il teatro, che sarebbe però un unico di proposta in quel quadrante. Il teatro è nelle relazioni avuto, in una riunione avuta con la presidente, con la direttrice Maria Rosaria Senofonte, con la presidente della commissione Capitolina Enrica Battaglia, avevamo insieme convenuto dell'importanza di arrivare al bando, dovendo ancora risolvere alcune questioni tecniche che riguardavano la scia e come diciamo sistemare questa parte, e mettendo a bando anche l'area esterna. So che la direttrice Meosa Salvonte si è applicata a questo obiettivo, e so perché nelle conversazioni con lei, questo, che peraltro insomma, saranno ridette con maggior dettaglio visto che la direttrice è qui, dicevo, la direttrice mi ha assicurato, e so quindi che il bando è pronto, pressoché pronto, cioè la Biblioteca di Roma ha lavorato alla definizione del bando. So che riguarda per l'appunto, come dicevo, sia il teatro che la parte esterna, e che alcuni tempi sono stati impiegati in una fase istruttoria in cui ci si è dovuti dedicare di più a comporre i bandi che riguardavano il PNRR piuttosto che questi successivi, e che quindi oggi è il momento in cui probabilmente questa cosa si potrà ultimare. Quindi finisco. Grazie alla Commissione di aver dato questa occasione di approfondimento, grazie alla direttrice Senofonte che è qui con noi, quindi ci darà tutti i dettagli, e soprattutto ho colto l'occasione per rimarcare questa strada che noi stiamo intraprendendo anche con molta determinazione, di utilizzare spazi e crearne di nuovi come occasione di produzione e proposta di cultura nel territorio, perché siamo convinti che Roma è una città policentrica, deve essere una città policentrica. I diritti di prossimità nei 15 minuti sono quella che fanno una città policentrica, ma tra i diritti di prossimità c'è anche il diritto alla cultura, non soltanto gli altri, quindi in questo ragionamento, ed è per questo ragionamento che ha senso tanta attenzione rispetto alla rivitalizzazione di un posto importante in sé, ma che in questo senso è anche spiegato. Grazie. Grazie.
Allora, intanto, prima di dare la parola agli altri, ci tenevo a dire che la Presidente dell'Ucraina Erika Battaglia è presente, ma sta aspettando a intervenire perché ha degli impegni istituzionali, per cui appena si riesce a collegarsi, appena sarà possibile, la facciamo, le diamo la parola. E nel frattempo, a questo punto, io, dato anche il fatto che è impegnata in un'altra riunione, lascerei la parola alla direttrice Senofonte e la ringrazierei per la sua presenza. Grazie a voi. Grazie a voi. Io nel frattempo vi ho mandato l'autorizzazione firmata. Ve l'ha mandata la dottoressa sì, sì. Crivelli. Sì, okay. Sì, grazie. Allora, volevo confermare tutto quello che ha detto la Presidente. In effetti la biblioteca che noi, diciamo, per noi è la Biblioteca Laurentina, nell'ex Centro Culturale Elsa Morante. La Biblioteca Laurentina lavora molto bene, ha conquistato un suo pubblico affezionatissimo, è una delle biblioteche che fa il maggior prestito, è molto attiva con le presentazioni, con i laboratori per bambini, c'è un'attività incessante, estate, inverno, Natale, sempre aperta la Biblioteca Laurentina, è una delle nostre, diciamo, punte di diamante ormai, quindi il lavoro che è stato fatto lì è enorme, perché consideriamo che è una biblioteca aperta nel 2018, quindi insomma di solito ci si mette anche di più, no, a consolidare un pubblico così stabilizzato. Invece devo dire che la Laurentina lavora molto bene, c'è un gruppo di lavoro molto molto dedito alla struttura. E, per quanto riguarda noi biblioteche siamo molto contenti, abbiamo fatto una serie di interventi, è giusto quello che diceva la Presidente, sugli immobili, perché tutte e tre i plessi hanno problemi con le terrazze e quindi siamo intervenuti per adesso sui primi due, teatro e biblioteca. Resta da completare il lavoro sul bar, diciamo, e sulla sala incontri, però insomma è tutto un'opera programmata, ecco, per noi. Dopodiché l'arena, l'avete visto, viene usata tutti gli anni, è stata inserita nel bando estate romana, quindi abbiamo avuto per 3 anni una manifestazione culturale che si è svolta lì. E adesso il tema del teatro. Il teatro era privo delle autorizzazioni per lavorare come teatro, cioè era privo delle autorizzazioni di pubblico spettacolo, e lo è ancora, nel senso che adesso stiamo avviando noi le pratiche per l'acquisizione della cosiddetta agibilità al pubblico spettacolo, che è il permesso necessario attraverso il quale i teatri sono teatri, altrimenti sono sale congressi, altre cose in cui non succedono spettacoli teatrali con pubblico spettacolo, e quindi con tutta quella normativa complessa che viene dalla necessità di garantire che lo spettacolo avvenga in sicurezza. È una normativa molto molto complessa sulla quale diciamo abbiamo preferito acquisire preventivamente, prima di mettere a bando l'immobile, queste autorizzazioni, per essere certi che il teatro sia effettivamente un teatro, cioè che queste autorizzazioni siano acquisibili, perché personalmente mi ha molto insospettita il fatto che non fossero mai state acquisite, pure quando in passato il teatro ha lavorato come teatro. E quindi adesso abbiamo già dato un carico a un tecnico per la parte prevenzione incendi, che è la parte, diciamo, necessaria per arrivare a queste autorizzazioni. Stiamo lavorando per un'autorizzazione al pubblico spettacolo temporanea, che è quella che già hanno tutte le manifestazioni che fanno spettacoli in Laurentina, almeno da che ci sono io a questa parte. E l'autorizzazione al pubblico spettacolo può essere temporanea o permanente. La permanente è quella dei luoghi che stabilmente fanno spettacolo, la temporanea è quella che si dà dai concerti di piazza in poi per manifestazioni temporanee. Noi stiamo lavorando adesso per una temporanea, perché come biblioteca organizziamo nel teatro un festival sulla transizione ecologica e sullo sviluppo sostenibile per la metà di ottobre, quindi per quella data non siamo pronti con il procedimento agibilità permanente, acquisiremo una temporanea. Proprio oggi ci sono i tecnici di Biblioteche di Roma che stanno operando nel teatro per montare audio video e capire cosa c'è, cosa manca rispetto a quello che era la dotazione storica di quel teatro. E dopodiché il teatro effettivamente va a bando, e
nelle indicazioni che pervenivano dall'amministrazione precedente sarebbe stato, dalla gestione precedente del Comune di Roma, sarebbe dall'assessorato, insomma, cultura, sarebbe stato un bando Biblioteche di Roma, in quanto i teatri erano tutti diversamente gestiti. E adesso al centro del lavoro dell'assessorato cultura del Comune di Roma vi è anche il tema della gestione artistica e non solo, e manutenzione dei teatri cosiddetti di cintura, che sono il teatro di Torbella Monaca, il Quarticciolo e il teatro di Villino Corsini. E, visto che vi è questo dibattito aperto, io ho posto la questione all'assessore Cotò sull'opportunità di ricomprendere in questi teatri di cosiddetti teatri di cintura anche il teatro della Elsa Morante. Teniamoci ancora il nome del centro culturale Elsa Morante, perché per il teatro invece può servire. E stiamo, diciamo, è un tema sul tavolo dell'assessorato cultura, è un tema sul tavolo di Biblioteche di Roma, capire se vale la pena di inserire anche il teatro Elsa Morante presso la Biblioteca Laurentina nel bando dei teatri di cintura, che verrà fatto dal Comune di Roma, quindi dall'assessorato cultura. Questo perché per garantire a tutti i teatri di cintura la stessa, diciamo, qualità di direzione artistica, perché è ovvio che l'assessorato cultura è più, scusate il termine, diciamo, anche la commissione, anche il lavoro che viene fatto in preparazione è più skillato di Biblioteche di Roma in rapporto alla gestione e alla direzione artistica di un teatro, fermo restando che noi siamo perfettamente in grado di farlo anche noi, però insomma a livello di sistema mi sembra più corretto che quando si parla di teatri, altri teatri civici, e che il ragionamento venga condotto una volta per tutti. Questa è la mia proposta all'assessore Cotò, dopodiché l'assessore Cotò lo sta valutando e l'amministrazione tutta del Comune di Roma valuterà quali teatri, se i teatri di cintura sono solo i tre storici o se ve ne può essere un quarto, e dopodiché il bando sostanzialmente sarà lo stesso a questo punto tra... L'idea è di garantire al teatro del Samorante, del centro culturale del Samorante, che il teatro del Samorante, la maggiore qualità artistica possibile. Non è un teatrino di quartiere, è un teatro di città, è un teatro della città, è un teatro del comune, quindi ecco, questo è l'obiettivo, diciamo, di farne un teatro con una programmazione all'altezza degli altri teatri di cintura. Penso di avervi detto tutto. Rimando anche a un, visto che l'assessore Cotola ha lasciato una dichiarazione molto completa su tutta una serie di punti che riguardano la stessa cultura, tra cui la gestione dei teatri, una intervista, anzi una risposta al Corriere della Sera su di sabato, quindi per chi lo vuole approfondire c'è lì l'impostazione di cultura, di assessorato cultura. Ma non ho capito una cosa, i teatri di cintura sarebbero solo quelli che attualmente si trovano in centro di Roma? O, No, sono quelli di cintura, cioè quelli che non si trovano al centro, sono i teatri, tra virgolette, di periferia. Diciamo che ormai abbiamo superato questo concetto di centro e periferia. Ogni municipio, ogni quartiere ha il suo centro e ha la sua periferia. Quindi il Teatro Laurentina per noi è centrale nell'offerta culturale del nono municipio. E, comunque, diciamo, i teatri di cintura sono i teatri, non il Teatro Argentina, non il Teatro India, non il Teatro Valle, ma tutti gli altri teatri civici che sono in quartieri diversi dal primo municipio. Appunto, Torbella Monaca, Quarticciolo e Villino Corsini. Ho capito. E invece per cioè la proposta che voi avete fatto all'assessorato cultura del Comune di Roma, quindi è quella di prendere in carico la gestione per fare il bando, o sbaglio? Di ricomprendere nell'avviso pubblico che riguarderà la direzione artistica di questi teatri storicamente detti di cintura anche il teatro del centro culturale del Samorante. Ok, quindi di fatto la gestione rimane di Biblioteche di Roma? No, la gestione sarà della direzione artistica che prende in mano il teatro. Ok. È ovvio che in questi bandi, in questo bando che è unico, poi vi sono le specialità di ogni sede,
il teatro della, del Centro Culturale del Samorante ha in annesso il bar da gestire, no? Quindi che è anche, diciamo, una fonte di reddito per il gestore. Quindi, insomma, c'è un giardino importante, insomma, è un, è, diciamo, ha la sua appetibilità, ecco, per, un gesto, per una direzione artistica e di un teatro. Ecco, è un sito interessante perché ha una pluralità di opzioni, no? Di fruizione. C'è l'arena, che comunque è una bella aggiunta, no? Quindi, insomma, è un centro, diciamo, che da solo c'ha bar, porzione di giardino, diciamo, perché poi andrebbe suddiviso, arena e teatro, è tanto, eh? Sì, quindi pure l'arena è compresa. Eh beh, sì, l'arena è compresa, nel senso che poi è ovvio che il gestore, del, chi ha la direzione e la gestione del teatro, può comunque fare patti di collaborazione con soggetti terzi per condividere e riempire di attività l'arena nella stagione estiva. Ok, un attimo. Diciamo, il modello è un po' quello del Teatro Aquila, se vogliamo, no? Chiaro. E invece un'ultima domanda che almeno io volevo fare. E, abbiamo detto che per richiedere l'autorizzazione, cioè di fatto l'autorizzazione per l'attività teatrale non c'è mai stata, ha detto, no? Anche negli scorsi anni. La stabile, la permanente, no. No, quindi si è andati avanti ad autorizzazioni temporanee. Non, questo non ve lo so dire perché proprio non... Okay. Era una gestione privatistica, diciamo, quindi io non saprei proprio, non ho carte, non ho neanche un fascicolo, certo, d'archivio. Ma perché l'autorizzazione permanente ha dei tempi molto lunghi per arrivare? Non, ma una complessità, ci vuole un tecnico che faccia dei rilievi, che garantisca delle sicurezze, una normativa elettrica, antincendio, sicurezza, c'è una complessità, diciamo, di pubblico spettacolo che è una complessità normale, diciamo, una procedura di qualche mese, non di un anno. Ecco. Ok, allora ha alzato la mano per parlare, vi darei subito la parola, il Maurizio Filipponi in rappresentanza del comitato di quartiere Laurentino Ponte Ostiense, prego. Grazie Presidente, vi do alcune informazioni che forse possono essere utili a tutti, rispondo anche alla dottoressa Senofonte. Dunque, Zetema ha gestito questo teatro fino al 2014, ha fatto spettacoli, riteniamo noi, essendo Zetema parte del Comune di Roma, riteniamo che avesse le autorizzazioni. Comunque questa autorizzazione al pubblico spettacolo è emersa nel 2015, la mancanza di questa autorizzazione. Ero consigliere io nella Giunta Santoro, poi mi sono ritirato in buon ordine, e questa autorizzazione al pubblico spettacolo quindi mi giunge strana la questione dell'autorizzazione temporanea fatta adesso, quando era un problema che si stava discutendo già dal 2015, sono passati 7 anni e questa autorizzazione al pubblico spettacolo ancora non c'è, come non c'è la messa a norma, che anche questa è dal 2015 che è stato rilevato questo problema, e sono passati 7 anni, il teatro è chiuso da 7 anni, quindi ovviamente ci sarà da fare anche della manutenzione ordinaria. Quindi finché c'è stata Zetema tutto ha funzionato regolarmente. Noi abbiamo avuto anche a che dire con Zetema, vabbè, comunque questo lasciamo perdere, fa parte di un passato remoto, da noi tirannosauri antichi, però voglio dire, il teatro è chiuso da 7 anni, 7 anni, autorizzazione al pubblico spettacolo, adesso si dice temporanea, mi lascia un po' allibito. La messa a norma, ancora gira la messa a norma, cioè sono 7 anni, ripeto, 7 anni che quel teatro è chiuso. Poi io, per quanto riguarda... devo interrompere un attimo il dottor Filipponi,
io ho pochissimo tempo, quindi queste, diciamo, tutta la vostra considerazione, valutazioni politiche e di comitato di quartiere le capisco e le apprezzo, però io vi devo proprio lasciare perché ho inserito questa riunione, questa partecipazione in una riunione già in corso, quindi diciamo, allora, due punti e no, termine. Dico soltanto che io vi ho detto i fatti, non faccio considerazioni, vi ho soltanto espresso i fatti nell'ordine temporale in cui li conosco, quindi il fatto che possa sembrare strano o non strano una procedura tecnica, quelle o si conoscono o non si conoscono, senza cattiveria lo dico, cioè noi facciamo una autorizzazione temporanea per un festival che succede il 14, 15, 16 ottobre e poi finisce, è una temporanea legata a quell'evento, non è un'alternativa alla permanente. Quindi sono diciamo, sette anni che non è stata fatta la permanente, io mi meraviglio di questo. Non mi meraviglio. Guardi, queste sono valutazioni sulle quali io mi astrago perché mi prendo carico di questa biblioteca dal 2019, prima non era neanche dell'istituzione biblioteca, quindi i sette anni non mi appartengono e non li posso raccontare. Dico soltanto che se c'è qualcosa che mi deve chiedere ora, io alle 10 vi lascio. Sì, glielo chiedo subito. Allora, i costi di accesso al teatro devono essere, siamo in un quartiere periferico, devono essere non superiori ai 5 euro. Chiediamo come consiglio di quartiere spazi per attività di gruppi teatrali, gruppi che fanno cori, eccetera. Chiediamo delle giornate nell'arco dell'anno per queste attività di persone collegate al quartiere, che agiscono nel quartiere, che sono del quartiere, eccetera. Ovviamente gli spettacoli che faranno saranno a costo zero per i cittadini. Chiediamo solo l'utilizzo. Allora, questo per il tramite del municipio ci può arrivare, noi ne teniamo conto nella redazione del bando. Sono cose che potete. Io sto dicendo delle cose, e poi non so se è competenza. Qui sono in commissione, ci sono le competenze politiche, le competenze tecniche, biblioteche per Roma, e ci siete tutti. Io lo dico a voi, poi siete voi che gestirete la cosa. Comunque, scusi, dottoressa Senofonte, ma se dal 2019, lo so benissimo che dal 2019 che avete in gestione l'area del Centro Culturale del Samorante, 2019-2022 sono tre anni. Io non so i tempi. Tre anni. Tre anni di lavoro fatti nella sede, tre anni in cui la biblioteca è stata avviata e lavora benissimo, tre anni in cui, non essendo imprenditori del teatro e attendendo una decisione da parte dell'amministrazione centrale riguardo alla gestione di un teatro, abbiamo anche atteso e condiviso i tempi e le decisioni dell'amministrazione. I lavori fatti sul Teatro Laurentina sono finiti a dicembre dell'anno scorso, neanche un anno fa, quindi voglio dire sono tre anni per me di lavoro incessante sulla Laurentina. Bene, non entro più in polemica, dico soltanto che in tre anni qualcosa si poteva fare per l'autorizzazione al pubblico spettacolo, va bene? Ma io non devo fare quel teatro è chiuso da sette anni. Io le voglio spiegare che io non dopo di Roma non intervengo più. No, ma voglio soltanto dire che le biblioteche di Roma non sono una direzione artistica di teatro, di cinema o di altro. Noi facciamo biblioteche. Se quello fosse stato per noi uno spazio agibile per attività culturali, l'avremmo usato in quanto tale. Non era praticabile perché c'era un problema col tetto, c'erano infiltrazioni, abbiamo lavorato su quelle che erano prioritarie. Adesso, in vista di una gestione di teatro fatta da terzi, perché, ripeto, noi non deteniamo le competenze per gestire un teatro, no? E bisogna anche essere consapevoli di quello che ciascuno è in grado di fare con le competenze che ha. E il teatro deve essere dato a un direttore, a una direzione artistica che lo gestirà in quanto teatro della città di Roma, del comune di Roma, e per arrivare a questo noi stiamo facendo un procedimento che non era mai stato fatto. Il fatto che il teatro abbia lavorato in precedenza senza le autorizzazioni prescritte da legge è un problema di chi lo gestiva, non è un problema mio. Io che vengo dal settore cultura del comune di Roma non oso autorizzare uno spettacolo senza che vi siano le agibilità richieste, perché poi se succede qualcosa, diciamo, io sono penalmente responsabile. Quindi davanti a tutte le legittime rimostranze e pretese di un quartiere che ha diritto, vedendo lì una scatola a forma di teatro, io vi dico che quella scatola a forma di teatro
senza le autorizzazioni non è un teatro, e quindi diciamo non è che possiamo fare finta di niente, no? Ecco, lo sforzo che faccio io è quello di consegnare al territorio e al direttore artistico che sarà di questo teatro un teatro che sembra un teatro ed è un teatro perché può esercitare come tale. E mi dispiace se ci sono voluti 7 anni, mi dispiace tanto, ma meglio 7 anni dopo con le autorizzazioni che 7 anni prima senza autorizzazioni, con una strage magari, no? Con un evento dannoso, con un evento luttuoso. Io vi dico soltanto questo, che nel pubblico spettacolo, quando non ci sono le autorizzazioni prescritte, capitano eventi luttuosi. Quindi non c'è molto da dire. Io non dico di no, io dico che quel teatro è chiuso da 7 anni, poi responsabilità politiche, tecniche, biblioteche per Roma, comune di Roma, municipio, sto dicendo che è chiuso da 7 anni, questo io vedo che lì c'è una scatola vuota, è chiaro che le autorizzazioni devono essere fatte. Si parlava di autorizzazioni al pubblico spettacolo e di messa a norma 7 anni fa. Questo. Io le dico che ci sono io, me ne sto facendo carico, non so cosa è successo prima. E sono procedure che richiedono... Ora posso dire alla consigliera Vecchio, la procedura di acquisizione della agibilità permanente è una pratica di qualche mese, perché ho già fatto i lavori sullo stabile, ho già fatto i lavori sul giardino, ho già potato gli alberi, ho già fatto tante cose. Capisce? C'è un procedere... È un iter in pubblica amministrazione, non possiamo fare, non è lo voglio, lo faccio, è un po' più complesso di così. Io scusatemi, chiedo scusa alla Presidente e al Presidente della Commissione, alla Commissione tutta, ma devo proprio lasciarvi. Va bene, grazie. Grazie mille, dottoressa Senofonte, ci sentiamo, grazie. Grazie, arrivederci, grazie. Allora, prima di far parlare gli altri ospiti, Manuel ha alzato la mano, vai Manuel. No, grazie Francesca, hanno delle domande sul tipo di utilizzo che se ne sarebbe fatto messo a bando, le aree comuni, se erano disponibili o meno, se rientravano all'interno della direzione insomma artistica, chi gestiva le manutenzioni, il rapporto con il quartiere, ma essendo andata via la dottoressa non so. Ritiro le domande, grazie. Su una cosa, consigliere, posso rispondere io su una cosa, consigliere Gagliardi, presidente Gagliardi. Se le cose non sono cambiate, ma non mi pare dall'ultima volta che con la presidente Battaglia e la dottoressa Senofonte ci siamo viste per parlare di questa cosa, e da quello che diceva stamattina non mi pare che questo dettaglio sia cambiato. Nel bando c'è anche la messa a bando di tutta l'area esterna insieme al teatro, e sentivo che stamattina Senofonte ribadiva come le considerasse parti integranti, perché una diciamo sostiene economicamente l'altra, quindi se ho capito bene dalle cose che diceva stamattina confermava questo elemento. Presidente, perché diciamo il ragionamento era questo, io capisco adesso se la Presidente mi permette, Presidente Vecchio in questo caso mi permette, dico 2 parole in più, io capisco perfettamente le rimostranze che fa il Comitato di Quartiere, perché la storia di quella struttura, che fra l'altro è una storia contro la speculazione edilizia, perché lì sarebbe dovuta venire una costruzione privata, ma il quartiere si è attivato, ha fatto in modo che quei fondi venissero utilizzati, i fondi derivanti dalle opere pubbliche venissero calati all'interno di un centro culturale in un quartiere difficile, come tutti sappiamo è il Laurentino, e che era carente da questo punto di vista. Quindi io capisco che dal punto di vista loro il soggetto che se ne sta occupando può essere chiunque, il dato reale è che è un quartiere che ha lottato per avere una struttura, tra l'altro diciamo, passatemi una battutaccia, quasi maledetta, perché da quando è stata realizzata sappiamo perfettamente quante traversie, e tuttora ce le stiamo in parte portando ancora dietro, sta affrontando. E queste cose qui erano soltanto per capire che tipo poi di margine per l'utilizzo pubblico ce n'erano, perché ho capito perfettamente il discorso che veniva fatto sul teatro e sul bar, insomma sugli elementi che come dire hanno anche un valore economico un pochino più immediato, che quindi possono aiutare nel bilancio della gestione anche economico effettivamente della struttura.
mi rendo conto però che le strutture pubbliche esterne, quindi diciamo il parco, avrebbero senso se rimanessero bene o male tali, che poi nelle ore degli eventi eccetera possono essere utilizzate, chiuse parzialmente eccetera, ci sta, però chiaramente questa cosa si è regolata all'interno, anche proprio per la storia che ha quella struttura, regolata in modo chiaro all'interno del regolamento, sarebbe, del bando scusatemi, sarebbe effettivamente una cosa positiva. E poi se possiamo per il verbale, io faccio mie le proposte del comitato di quartiere, del consiglio di quartiere, relative, nonostante la gestione a questo soggetto terzo, però una osmosi positiva è anche uno spazio per il quartiere, quindi sia per i comitati ma anche per le associazioni, anche per la consulta della cultura, che compatibilmente, me ne rendo conto, con tutte le necessità artistiche ed economiche del soggetto che se ne dovrà fare carico della gestione anche della struttura, però ricordo sempre che la storia di quella struttura non può essere messa da parte, insomma non è un teatro privato a un certo punto arrivato al comune, ma è frutto di una storia politica e di una battaglia pubblica, diciamo anche molto forte, e per questo anche fortemente sentita dal quartiere. Grazie. Gino? Sì, grazie Presidente. Anch'io rimango sorpreso del fatto che negli anni passati il Centro Culturale del Samorante, il teatro nello specifico, in passato è stato usato come teatro e non avesse l'autorizzazione per pubblici spettacoli. Di questo ne vengo a conoscenza, diciamo, oggi, e ne sono sorpreso, perché in passato quel teatro è stato utilizzato come teatro. Poi mi dispiace che la dottoressa Senofonte ha dovuto lasciare la commissione, perché probabilmente nella discussione che nascerà dalla commissione ci poteva dare ulteriori risposte. E detto questo, anch'io concordo con quello che ha detto sia il comitato dei quartieri nella persona di Filipponi e anche quello che ha detto il consigliere Gagliardi, e non so se è possibile sapere innanzitutto il bando quando uscirà, perché la dottoressa Senofonte ha detto che il bando è pressoché, diciamo, è fatto, perciò mi piacerebbe sapere i tempi di uscita del bando, e poi se è possibile prima dell'uscita del bando discuterne anche in commissione di quello, i requisiti e delle cose che ci sono scritte nel bando, per capire se anche noi della commissione possiamo, diciamo, dare dei suggerimenti e anche delle modifiche del bando a fronte di quello che ha detto anche il consigliere Gagliardi e quello che ha detto anche il comitato di quartiere Filipponi. Grazie. Sì, probabilmente seguiremo la vicenda, anche perché non sappiamo i tempi certi. E allora, a questo punto, chiedo agli altri ospiti se avevano piacere intervenire alla consulta della cultura, all'ufficio cultura del municipio, se volete aggiungere qualcosa. Presidente Vecchio, posso dire una cosa? Chiedo scusa. Prego. No, volevo solo sottolineare un punto, che rispetto a quanto sapevamo quando è stato fatto il Consiglio Municipale e votata la risoluzione, c'è una novità, la differenza sta nel fatto che in quella prima valutazione la Biblioteca di Roma aveva detto a me e alla Presidente Battaglia che la scia sarebbe stata a carico di chi vinceva il bando, diciamo così, no? Avendo loro garantito che avrebbero messo a loro carico gli interventi necessari per completare la scia, cioè se per fare la scia bisogna aggiustare quella porta, quello lo fa la Biblioteca di Roma. La novità è qui, quindi questa è la vera novità rispetto a quello che noi sapevamo e che ci eravamo detti in consiglio, e che oggi Biblioteca di Roma ci ha detto
che la SCIA non ha preferito acquisirla prima. Volevo sottolineare questo punto, lo ci tenevo perché rispetto alle cose che avevo detto io in consiglio è diverso, ma è diverso perché è stato detto una cosa diversa, per questo l'ho precisato. Grazie. Ma ci riferiamo al consiglio del tematico sulla cultura, quindi quello che è stato fatto a marzo? No, no, c'è stata una risoluzione votata proprio durante un consiglio proprio sul Teatro delle Samarante. Specifica. Ah, ok, sì. Era proprio votata, quindi non era sul consiglio dell'8 marzo, era una cosa specifica su Elsa Morante a cui avevo risposto dando parere positivo, insomma ero intervenuta in consiglio su questa risoluzione messa in approvazione e avevo detto questa cosa sulla SCIA perché era quanto ci aveva detto a me e a Erika e alla Presidente Battaglia, mi vedete che dire, che invece come avete sentito hanno preferito per una serie di votazioni loro acquisire loro la SCIA invece di demandarla a chi vinceva il bando. Quindi l'ho voluto precisare perché è una cosa diversa da quella che avevo detto io in consiglio, sì. Però era diversa perché è cambiata l'opinione. Certo. Grazie. Allora, avevo visto la consulta della cultura. Niente, non li vedo più. Mi sa che non riescono, vabbè. Allora, detto questo, direi che abbiamo bisogno di seguire la vicenda del bando e dell'assegnazione. Sono abbastanza d'accordo con quanto detto da tutti voi. Quindi rimaniamo con cerchiamo di rimanere in contatto e di avere degli aggiornamenti su questo e di seguire la questione. Proprio per evitare anche rispetto a cittadini e tutti quanti, proprio per evitare che i tempi si allunghino senza motivo, quindi cerchiamo di intervenire sempre dove necessario. Ok, allora, ci sono altre domande, cose? Mi sembra di no. Allora, se non ci sono altre considerazioni da fare, direi che possiamo chiudere e possiamo iniziare a salutare tutti quanti. Quindi salutiamo la Presidente del Municipio. Buongiorno a tutti, grazie mille, grazie. E a questo punto saluterei e ringrazierei per il suo contributo anche il Comitato di Quartino. Io la ringrazio. Scusate, mi sono intromesso forse. Comunque volevo ringraziare la Presidente per l'invito. Speriamo di essere invitati anche alle altre commissioni che riguardano il quartiere. Insomma, la ringrazio e le auguro una buona giornata a lei e a tutti i partecipanti. Grazie. Anche a voi. Buona giornata. Ok, Gino ha alzato la mano. Sì, grazie Presidente. No, volevo sapere, a fronte della proposta che ho fatto nel mio intervento precedente, quello di conoscere in commissione e discuterne e eventualmente anche dare un contributo come commissione, prima dell'uscita del bando, sarà possibile parlarne in commissione per capire poi questo bando come articolato e se con noi come commissione possiamo dare il nostro contributo. Volevo sapere qual era la tua intenzione e come volevi procedere in tal senso. Grazie.
Sì, mi riferivo a quello. Penso che possiamo rimanere in contatto per capire a che punto stiamo e possiamo dare i nostri suggerimenti sul bando prima che venga del tutto fatto. Laura, hai alzato la mano. Grazie Presidente. Volevo chiedere una cosa perché forse, stando in giro, ho capito male, il festival che si va a preparare è un festival che riguarda, mi sembra, la metà di ottobre. La domanda è la metà di ottobre di quest'anno? E spiego perché. Perché il problema del teatro di Cinta e il Samorante è un problema che va avanti dall'amministrazione Santoro, che io seguì molto bene all'epoca con l'ex assessore alla cultura Laura Crivellaro. C'era un problema di adeguamento dell'impianto antincendi che credo, non ne ho certezza, non sia ancora stato sanato, perché si parla ancora della presentazione della scia, quindi evidentemente c'è ancora una pratica urbanistica da effettuare. Allora mi chiedo questo: se all'epoca il teatro fu chiuso perché c'era un problema di agibilità, mancava totalmente l'agibilità e quindi c'era pericolo nel fare manifestazioni aperte al pubblico, se ho capito bene, e la manifestazione di carattere temporaneo è di questa metà ottobre, non mi spiego a questo punto come sia possibile prevedere un evento del genere senza avere quantomeno l'impianto antincendi a norma. Quindi forse ho capito male io, però anche io vorrei, e tra l'altro il problema del bando è un problema che richiede dei tempi lunghi, quindi richiede una procedura che ha i suoi tempi amministrativi. Quindi volevo soltanto chiedere se ho capito male io rispetto alle date, oppure se effettivamente ci sarà un evento temporaneo, diciamo tra un paio di settimane. Forse lei, Presidente, mi può rispondere tranquillamente. Grazie. È stato detto dalla direttrice che per questo spettacolo che si terrà a metà ottobre, se non sbaglio, ha detto serve l'unica cosa che, cioè, sono state avviate le pratiche per l'autorizzazione temporanea perché non si faceva in tempo ad ottenere quella permanente. Per quanto riguarda il collegamento con la scia con l'impianto antincendio, questo non lo so, dovremmo chiederlo. E a questo punto, se volete, visto che abbiamo tante richieste e abbiamo ancora tanti dubbi, potremmo anche subito riconvocare la questione. Anche perché ottobre, cioè, manca. È già il 3 ottobre, quindi sarebbe uno spettacolo che si terrebbe tra pochi giorni. Ok. Allora, a questo punto, altre domande, altre cose? No. Scusa Francesca, se possibile volevo aggiungere una considerazione. Nelle future commissioni cerca di assicurarti che quando le persone, gli interlocutori vengono in commissione, che possano stare il tempo necessario che la commissione e i consiglieri possano fare delle domande e si può approfondire il tema in modo completo a 360 gradi, perché purtroppo vedo che spesso capita che gli interlocutori che vengono convocati ci fanno una relazione dei fatti e poi però devono scappare per altri impegni e poi non c'è la possibilità di interloquire con loro e fare un dibattito e fare degli approfondimenti e la possibilità di fare delle domande. E perciò gentilmente ti chiedo per le future commissioni, quando convocherai delle persone esterne,
che gli chiedi insomma di poter restare in commissione il tempo necessario per fare tutte queste cose, perché sennò è inutile che la gente partecipa e ci dice, diciamo, ci relaziona sullo stato dei fatti, però non ci dà la possibilità di aprire un dibattito e di fare delle domande e conseguentemente di avere delle risposte in tal senso. Grazie. Sì, certo, in questo caso purtroppo ce la c'è da fare, però anche perché ognuno ha i suoi lavori da fare, però effettivamente avevamo bisogno di altro tempo e bisognava effettuare un dialogo vero e proprio, non bastava una semplice relazione, più che altro perché il tema è abbastanza intricato e complesso, quindi i dubbi sorgono. Fulvio? Sì, in effetti io ho ascoltato fino adesso con grande interesse e i dubbi vengono, più ne parliamo e più effettivamente sorgono alcuni dubbi. Per esempio a me non è chiarissimo il discorso della gestione, siccome noi, diciamo, non brilliamo, noi come amministrazioni in generale, non è una critica assolutamente, anzi, all'amministrazione del nono municipio, ma in generale non brilliamo per esempio nella gestione, nelle manutenzioni, negli interventi. A me piacerebbe capire meglio qual è il progetto di gestione dell'area, perché effettivamente c'è stato detto che il teatro, la gestione artistica verrà attribuita a qualcuno che vincerà il bando, il quale sarà responsabile del teatro ma anche delle aree esterne, compresa l'arena. Ora le aree esterne appartengono anche alla biblioteca, però, quindi questa convivenza e poi le responsabilità, parlando molto chiaramente in termini di interventi e soprattutto di manutenzione, di mantenimento dell'area nel modo dovuto, che non è nella quale, appunto, mi riferisco a questo quando dico che non brilliamo, sarebbe interessante capire esattamente come funzioneranno. E poi, vabbè, mi sembra anche molto importante il tema della funzione che questo teatro deve svolgere, cioè la direttrice ci ha fatto capire che c'è una visione, potrebbe prendere piede una visione, diciamo, più ampia, più larga, che effettivamente è condivisibile se si tiene conto del fatto che quello è un teatro vero e che quell'area meriterebbe, diciamo, di avere una rilevanza cittadina, ma è altrettanto importante, mi sembra, il tema sollevato dal comitato di quartiere e ribadito anche da più di un consigliere prima di me, che resti anche nella disponibilità del municipio, cioè delle attività e delle iniziative del municipio, delle compagnie teatrali, delle compagnie musicali che vivono nel municipio. Quindi effettivamente tutte queste cose andrebbero chiarite, motivo per cui, Presidente, io raccoglierei la tua proposta e proporrei di convocare la prossima commissione sullo stesso tema, magari appunto potendo disporre del tempo di chi parteciperà. Grazie. Sì, anche perché a queste domande, sono tutte domande a cui effettivamente può risponderci la direzione del teatro, sono tutte domande riguardo la Biblioteca di Roma. E quindi nessuno può sostituirli in questo. Ok, a questo punto abbiamo altre domande, altre cose da notificare? No? Ok, perfetto. Allora, rimaniamo così, la prossima settimana cerchiamo di approfondire. E a questo punto, visto che non è riuscita a liberarsi, la prossima settimana casomai sentiremo anche la Presidente di Commissione Capitolina. E cos'altro? Niente. Allora direi che possiamo chiudere il punto. Ok, altre, Caterina, abbiamo posto, abbiamo qualcosa? Non mi sembra, controllo un secondo, però non mi sembra di aver caricato nulla. Io vi saluto allora, arrivederci. Arrivederci, Presidente. Buona giornata.
Arrivederci a tutti. Arrivederci. No, infatti non c'è posta. Fermo. Ok, perfetto. Allora direi che possiamo anche chiudere. Chiudiamo la seduta? Sì. Alle 10:25? Che ore sono? Sì, ok, 10:22, 10:25. Va bene per tutti? Sì, grazie. Buona giornata a tutti. Arrivederci a tutti. Buona giornata. Arrivederci. Arrivederci. Grazie.